Era l'estate del 1989, quando un gruppo di ragazzi, conosciutosi in un villaggio turistico, scopre di avere in comune la passione per la musica. Il resto è storia. Da lì, infatti, nasce la realtà della rock band chiamatasi Ladri di Carrozzelle, formata per lo più da persone con disabilità e con tanta voglia di fare musica. Il gruppo romano ha avuto la possibilità di esibirsi ieri sera in occasione della penultima serata del Festival del Giullare, nell'incantevole location di Piazza Duomo, davanti ad una grande cornice di pubblico. Una 2 ore di musica e sketch comici della compagine musicale, divenuta ormai parte integrante del festival, come spiegato da uno dei coordinatori dell'evento, Marco Pentassuglia. Sono con noi credo la quinta volta, sono i Ladri di Carrozzelle. Con loro abbiamo condiviso di diverse esperienze, non solo nel Festival Giullare, anche fuori dalla nostra città. Ormai sono quasi parte della nostra squadra. Sono la band musicale con ragazzi con disabilità, con musicisti con disabilità più longeva in Italia. Sono da oltre 30 anni che suonano, vantano partecipazioni ovunque, da Sanremo ai concerti del 1° maggio a Bruxelles. Quella di ieri sera è stata la penultima serata del festival, giunto ormai alla sua 16ª edizione. Nella giornata di oggi ci sarà invece la serata conclusiva, sempre dinanzi alla cattedrale, con un vero e proprio galà che comprenderà ospiti dal mondo della danza, della musica, del cinema e dello sport. Insomma, un'altra grande annata per il festival, che ha tratto anche quest'anno un bilancio più che positivo. È stata un'altra edizione partecipata, ricca di persone che hanno voluto condividere con noi questo percorso. Abbiamo quasi fatto sold out in tutti gli eventi. Oggi siamo quasi alla chiusura, domani ci sarà quello conclusivo, in questa splendida location. Anche qui con tanta gente che ha voluto vivere con noi questa esperienza. Ed è un bilancio poi positivo perché abbiamo creato ulteriori nuove connessioni con tante realtà provenienti dall'Italia che come noi credono che l'inclusione a partire dall'arte possa essere possibile poi in tutti i settori della vita.